Ciao a tutti, oggi andremo a parlare di dogfight in maniera un pochettino più specifica rispetto a quello che abbiamo fatto l'altra volta. Il nostro primo obiettivo oggi sarà quello di guadagnare più energia rispetto al nostro nemico. Per energia si intende la somma tra la velocità dell'aereo e l'altitudine, quindi l'altezza da terra. Quello di due aerei che riuscirà a mantenere questo livello di energia più alto probabilmente poi alla fine sarà il vincitore del dogfight, per cui per prima cosa ci occuperemo appunto di guadagnare un vantaggio energetico rispetto al nostro nemico. Come prima cosa, appena partiamo, inizio a prendere un pochettino di quota rispetto a lui, quindi evito di passarli proprio di fronte perché altrimenti lui potrebbe spararmi e inizio a salire velocemente. Benissimo, lui prova a virare dalla mia parte, io mi allontano da lui, prendo distanza per cercare nel frattempo di fare quota. Cerco di rimanere sempre veloce intorno a 400 km/h, stando attento a mantenere la mia pallina al centro e iniziando a salire più di lui. Sono in virata a sinistra perché per come gira l'elica della DF-109 in questo modo riesco ad avere un pochettino più di potenza dal mio motore, riesco a salire un pochino meglio. Sono riuscito a distanziarlo e sto salendo mantenendo sempre una buona velocità e facendo piano piano quota. Lui adesso sta venendo su di me, stringo la virata, aumento la mia salita per cercare di allontanarmi il più possibile in modo che lui non riesca a sollevare il muso per venire a sparare. Benissimo, in questo momento ho conquistato più energia di lui, sono quasi dietro alla linea delle sue ali, quindi sono in una buona posizione per attaccarlo e ho vinto la prima parte del dogfight. Dopo aver conquistato il vantaggio energetico sul nostro nemico, è il momento di passare all'attacco. Nel momento in cui attacchiamo dobbiamo sempre preoccuparci di non sprecare l'energia in più che siamo riusciti a guadagnare rispetto a lui, altrimenti rischieremmo, nel caso l'attacco dovesse fallire, di trovarci a pari energia o a un livello di energia inferiore alla sua e sarebbe proprio una brutta situazione. In questo caso mi trovo già più sopra di lui, e sono alle sue spalle. Lui inizierà a manovrare per cercare di evitare che riesca a prendergli le 6, io dovrò riuscire a mettermi dietro di lui, mantenendo sempre un livello di energia più alto. Sta cercando di virare per portarsi verso di me, ho un livello di energia maggiore, per cui basta rimanere alto e lui non riuscirà a prendermi. In questo momento sta per stallare, è salito troppo per venirmi a prendere, posso picchiare su di lui, mettermi alle sue 6. Benissimo, non lo posso seguire in questa virata altrimenti andrà a sprecare troppa energia. Ridò motore, riprendo quota e mi allontano. Questa è una situazione tipica che può venirsi a creare in un combattimento con l'aereo russo che riesce a portarsi alle nostre ore 6. Quando la distanza è così elevata non c'è bisogno di preoccuparsi, abbiamo comunque più energia di lui, abbiamo più motore di lui, quindi continuiamo a salire impostando una leggera virata a sinistra, sempre perché il nostro aereo sale meglio da questa parte. Nel momento in cui la mia distanza è abbastanza elevata, posso stringere la virata, salire un filino di più. Lui proverà a portarmi in attacco, ma io sarò fuori dalla portata delle sue armi.
infatti non riesce a venirmi a prendere, io posso picchiare giù per posizionarmi dietro di lui. Lui è molto lento, io no. Ho fallito l'attacco. No, sempre un livello di energia più alto. Posso picchiare nuovamente per riprovare. Quello che sta facendo lui è cercare di virare più stretto di me, per riportarsi su di me. Se dovessi seguirlo sul piano orizzontale con una virata, sprecherei tantissima della mia energia, e invece andando in verticale riesco a mantenere il vantaggio di quota per portarmi poi in una posizione migliore per sparare. In questo momento diventa lui, per lui complicato riuscire a evitare il mio attacco perché sono proprio alle sue ore 6. Vediamo adesso come non condurre un attacco, quindi in questo caso proverò a stare insieme a lui, a virare insieme a lui. Mi sta virando verso sinistra, mi allargo un pochettino e cerco di anticipare poi la virata per portarmi alle sue ore 6. Sono partito in una posizione di vantaggio energetico prima. In questo momento non riesco a portarmi dietro di lui, manovro per cercare di farlo e per fare questo tipo di virata sto sprecando tanta energia. Potete vedere la mia velocità è molto bassa, sono al limite dello stallo, per cui semplicemente con una manovra sono andato in condizione di inferiorità energetica. Come vedete la distanza è uguale, quindi la velocità, la nostra velocità è la stessa, ma lui ha una quota superiore, quindi il vantaggio che avevo prima è stato sprecato semplicemente con una virata che ho provato a stare con lui. Da questo momento riuscire a portarsi in una buona posizione per il tiro è molto complicato e anzi sarà probabile che in breve tempo lui riuscirà a virare più stretto di me e si porterà lui alle mie ore 6 vincendo poi il combattimento. Cosa posso fare io? Ho due soluzioni. Nel caso dovessi vedere che comunque ho la possibilità, stringendo un po' la virata, di effettuare un tiro, posso abbassare i flap per consentire al mio aereo di virare a una velocità un pochettino inferiore senza stallare. In questo modo riesco a stringere un po' di più la virata e riportarmi con lui. Stando sempre alle sue spalle. Il problema è che ho perso sempre parecchia energia, per cui se nell'area dovessero esserci altri nemici, mi ritroverei poi, anche una volta abbattuto il tuo nemico, mi ritroverei a un livello di energia molto basso. L'alternativa è rompere, quindi disingaggiare dal mio nemico, sfruttare al massimo la potenza del mio motore, guadagnare distanza. In questo momento sono fuori dalla portata delle sue armi. Allontanarmi ancora un pochettino e poi ricominciare
a fare quota lentamente, mantenendo sempre una buona velocità per impedire che lui riesca a raggiungerlo. In questo momento la velocità mia e sua è praticamente la stessa, ma io sono una quota superiore, quindi ho riguadagnato il mio vantaggio energetico e posso manovrare nuovamente per portare un altro attacco, stando attento questa volta a evitare di sprecare eccessiva energia per restare con lui, ma piuttosto a estendere, riguadagnare quota e portare un attacco successivo.